E mentre fuori casa mia stanno costruendo praticamente un aeroporto, spero che il casino non si senta perché c'è gente che sta portando gru, gente che sta costruendo cose che cosano, gente che martella e non vi dico cosa, insomma stanno costruendo veramente un aeroporto. Comunque kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Come potete vedere qua davanti a noi abbiamo The Division e questo è il mio personaggio bello figo, l'ho fatto in stile asiatico perché secondo me è l'unico decente, tutti gli altri fanno leggermente cagare come estetica perché all'inizio del gioco potrebbe crearci il nostro alter ego digitale. Però come ho detto prima non è che ci sono belle facce, ecco, cioè neanche questa è il massimo, devo dire la verità, però secondo me è quello che si salva. Comunque sì ragazzi, solo è inizio gioco, ho fatto la prima parte che diciamo che era una sorta di tutorial, adesso sono il vero gioco e dunque io direi subito di partire così ve lo faccio vedere, facciamo una missione insieme, dunque andiamo. Ed eccoci qua ragazzi, siamo nella base operativa di New York, mi sento gasato a bestia perché l'ho conquistata con tantissima fatica. Questo è il mio cazzosissimo personaggio con il pompazza della police, cioè mi sento veramente miticissimo a dirlo perché veramente spacca i culi a bestia. Questa è la base operativa, dovremmo fare delle missioni secondarie per aggiornarla, per potenziarla, per liberare degli addetti ai lavori come il medico, come lo specialista, come l'organizzatore, il tecnologico, che cavolo è, che come si dice, ci daranno la possibilità di potenziarci, ognuno nei propri settori ovviamente. Dunque è una gran figata sta roba qua. Prima di tutto vi faccio vedere la mappa che è immensa, guardate che roba. Io ovviamente sono ancora nella prima zona perché come ho detto prima ho incominciato il gioco da poco. Qua ovviamente è la dark zone, la zona nera dove tutto quanto è lecito, cioè non c'è una legge, puoi fare quel cazzo che ti pare. E New York è veramente gigante con parecchi quartieri da conquistare, da sbloccare eccetera eccetera. Allora ci sono le missioni secondarie che sono appunto missioni secondarie e le missioni primarie che portano avanti la storia e gli incarichi, e questi incarichi certi sono veramente molto facili, certi invece sono una roba simile alla caccia alla taglia dove si dovrà uccidere il boss di turno che è ipercazzuto perché ha tipo la corazza e dunque si fa una fatica bestia a ucciderlo, ti butta bombe ogni secondo, dunque devi sempre star là a correre da una parte all'altra se no muori dopo. Dopo niente, dopo zero tipo. Comunque vi faccio vedere il menu principale ragazzi, che sicuramente avrete visto già nella beta. Io la beta non l'ho provata perché volevo godermi al 100% il gioco vero e proprio. Ve la faccio vedere un po' in velocità. The Division è un gioco d'azione e un gioco di ruolo insieme. Cosa vuol dire? Che saliremo di livello, sbloccheremo nuove abilità, potremo potenziarci le armi, potremo potenziare tra virgolette l'attrezzatura del nostro protagonista. Dunque è un gioco di ruolo però buttato più sull'azione. Qui abbiamo le varie abilità da sbloccare. Ogni abilità ci darà appunto accesso a qualcosa di particolare, come ad esempio questa che premendo RB invia un impulso che identifica i nemici e gli alleati anche dietro i muri e cose così, che è molto importante onestamente perché te li segna anche in rosso, dunque riesci a capire dove sono i nemici, perché senza questa abilità è veramente un bordello, dunque ti aiuta parecchio. Poi ci sono i talenti che devo ancora sbloccare, sicuramente sbloccherò andando avanti nel gioco, e i vantaggi, tutte queste robe qua appunto prendono la parte del gioco di ruolo, diciamo che creano il gioco di ruolo. Poi invece abbiamo l'inventario che ci dà la possibilità di settare le armi, di settare l'equipaggiamento, dunque di aumentare la difesa, gli oggetti da portare con noi, la corazza e altre cose. Vi faccio vedere un attimo tipo le armi primarie ovviamente potremo scegliere tra tante, potremo sia comprarle che trovarle nel mondo di gioco, ovviamente potremo anche potenziarle, premendo X si entra nella modalità modifica e potremo aggiungere appunto i caricatori, l'impugnatura, il silenziatore e ovviamente il mirino. Anche queste qui le sbloccheremo andando avanti nell'avventura o comprando oppure creandoli. E poi la roba più bella ragazzi è che abbiamo anche l'aspetto. L'aspetto non cambierà la potenza del personaggio, almeno adesso all'inizio non cambia nulla, è soltanto estetico, però potremmo modificarlo con vari abbigliamenti. Ad esempio io ho sbloccato avendo il season pass parecchie cose come potete vedere, però mi piace un casino quello dello sceriffo, mi dà l'idea di iper figo, insomma, così come appunto le maglie, così come le scarpe, le sciarpe, le giacche e ovviamente potremmo anche metterci il cappellino. Guardate ragazzi intanto gli effetti di luce di questo gioco sono veramente fantastici, con la neve che cade, con il fumo, con la gente morta per strada, veramente molto bello. Bene ragazzi, facciamo questa missione qua per salvare il medico. Cosa abbiamo, un medico che ci può procurare? Dai, porca puttana, cioè mi stavate prendendo in pieno, maledetti. Siamo qui a coprirti le spalle. Senti bello, non mi piace come mi tratti, ok? Cioè nel senso, voi state venendo dentro con me e mi dite mi coprite le spalle, è tutta una scusa per star fuori qua a fumare, vero? Eh? Ammettetelo, ammettetelo. Eh? Eh? E anche te, non pensare di cavartela, sai? Eh?
Va bene? Cioè, non lo so, in tutti i film e videogiochi dicono: vai avanti te, io ti copro le spalle. Io, se fossi loro, direi: no, vai avanti te, io ti copro le spalle. Ok, a parte le stronzate, ragazzi, attiviamo una cosa molto figa, che è questo qua, Zackete, che è tipo un radar. Mi dice anche probabilità colpo critico. Cambia arma, perfetto, mitra. Muori, stronzo. Dov'è l'altro? È qua. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare col Dream? Ma io non lo so, ma io veramente non lo so. Oddio, arrivano altre persone. Sono questi che corrono. Ma cosa vuoi fare anche te? Ah, la mira va un po' a farsi benedire. Cambiamo armetta, mettiamo la pistola che riusciamo a avere più mira. Scappa, scappa, bastardo. Scappa. Dove sei? Dove sei, stronzo? Ah, vuoi fare il giro, eh? Ma muori, stronzo! Ok. Per adesso non ci dovrebbe essere nessuno, anzi, mi sa che qualcuno sta scendendo, perché vedo del rosso lì. Qualcuno sta scendendo o nessuno mi caga? No, molto probabilmente nessuno mi caga. Dunque possiamo scendere e vedere se qua troviamo qualcosa. Tipo, mi servirebbe un medikit. Dove sono? Bastardo è sopra. Sì. Perfetto. Ok, prendiamo tutto qua. Le munizioni dovrei già avercele, se non sbaglio, sì. Qua c'è qualcos'altro, perché magari possiamo trovare delle casse con dentro rifornimenti o con dentro robe molto fighe. Ma non dovrebbe esserci più nulla. Qua mi dici di andare su, però prima voglio controllare la zona, ragazzi, che in questi giochi l'importante è controllare il mondo. Sicuramente non troverò nulla, come sempre, perché sono fissato su queste cose. E poi, infatti, non c'è un cazzo. Cioè, cosa fate aree del gioco bellissime da esplorare se poi non c'è nulla da prendere? Cioè, io mi dico, ma che cazzo? Allora, prima di andare là, però, qua voglio controllare la zona, eh. Cioè, nel senso, non siamo qua a pettinare le bambole che volano, eh. Non c'è nulla! Perfetto. Dunque andiamo avanti con la missions. Con la missions. Ok. Quindi c'è qualcosa? No, non c'è niente. Allora, qua ci dovrebbe essere delle cose molto fighe. Perché vedo, prima di attivare questa cosa, io direi di prendere i rifornimenti che dovrebbero essere da qualche parte qua. Perché vedo una cassa. Dov'è la cassa? Eccola qua. Vai. No, non è neanche i rifornimenti. È proprio... Ah, un proiettile esplosivo. Cioè, proprio... Cioè, potevi essere un po' più gentile con me, no? Cioè, soltanto un proiettile esplosivo. Ma vai un po' a... Ma vai un po', usiamo la tastiera. Vai che salviamo sta dottoressa, ragazzi. Così avremo medikit a vita sempre gratis forever. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra sì, che la Candle e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. Okay. È per questo che sono ancora vivi. Ok, grazie. Grazie per averlo detto. Mi sei stata molto molto d'aiuto. Dunque usciamo da qua. Vai. Ma cioè, sono l'unico che entra in questo edificio? Cioè, gli altri mi fanno la guardia, ma fuori? Che cazzo di senso ha sta roba? Comunque, qui mi sembra di aver visto qualcosa. Infatti, eccolo qua. Apriamolo. Una bibita. Cioè, ma perché sta roba? Ma perché sta roba? Qui c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Ah, rifornimento. Cosa buona e giusta. 327 munizioni per il fucile. Però mi sa che qua andiamo verso la morte. Vediamo se c'è qualcuno. Ce ne sono un sacco, ma stando al riparo si dovrebbe riuscire a eliminarli senza diventare un bersaglio. Ti ringrazio per il consiglio, veramente ti ringrazio. Vediamo, facciamo un altro Zackete. Bello, cioè non c'è nessuno. Oh mio Dio. Ma dove sono tutti, scusami? Ce ne sono un sacco dove? Muori! Rilevati altri nemici. Oh bene, altri tre, perfetta sta roba. No, no stronzo, no, 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 via, corri, via. Devo eliminare quello con la granata, che è il più odioso. Questi qui con la granata sono veramente bastardi. Bastardo, schifoso. Dov'è? Muori, oh. Un altro, via. Anch'io però ho una granata, stronzi, eh. Oh, ucciso. Vai, sì. Ce ne sono altri? Sì, cazzo. Ma vieni. 54 munizioni. Prendiamo tutto il possibile, che qua ci serviranno. Ok, ok, preso tutto, preso tutto. Vediamo, ah, qui c'è un rifornimento, qualcosa del genere. Perché ho visto
Oh, perfetto. Abbiamo un lacrimogeno, una bomba a gas, un grimandello, perfettissimo. Vediamo qua cosa c'è, che ho visto altre robe qua. Eccolo. Ora possiamo andare, ragazzi, tranquilli e beati. Possiamo andare verso la destination, che mi sa che adesso c'è il mega boss ultra cazzuto. Non so perché ho questa idea, perché è impossibile che sia finita così la missione. Ho paura. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Ci guardavamo le partite insieme. Andiamo. Vai. In fondo è meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. Andiamo. Lasciamo stare l'area contaminata. Ragazzi, non ve l'ho detto, ma sono morto due volte. Che bella cosa, veramente che bella cosa. Dunque andiamo verso la missione. Dai, veloce, veloce, veloce. Apri. Oh mio Dio, qua mi sa che arriveranno in flotte. Eccoli là, bastardi. Sono loro, sì. Stronzi. Bastardi. Questa città è fottuta. Colpi facili. Mi sa che inizio a prenderci gusto. Spostiamoci qua. Direi però che una bella granatina non farebbe male a loro, eh. Vai. Vai. Fuori! Sì. Stronzo. Oh, eccola qua. Ma ciao. Ma ciao, dottoressa, ma ciao. Tenete giù la testa e state in silenzio. Attenzione, rilevati i nemici. No, no, bastardi. Aia. Ma cosa vuoi fare? Io proverei adesso il pompazza, però, onestamente. Prima che non muoia, aspettate un attimo. Dai. Bellissimo. Dai, alzati. Che bello. Oddio, questo sono quelli che corrono. Sono quelli che corrono. Ma cosa volete fare? Dai. Ah. È sotto attacco dal tetto. Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Adesso vado, donna. Siamo inchiodati. Sì, sto venendo. Aspetta un attimo. Che voglio prendere altre cose qua. Ok. Prendi tutto. Vai. Ok. Andiamo. Arrampicati bello, arrampicati, su. Vai, corri, o sarà troppo tardi. Dai, alzati. No. Via. Mamma mia. Che cretino. Ah, questo è forte, eh. Quello è forte, cazzo. Oh mio Dio, sto per morire. Ma che cazzo? Ma quando smette sto stronzo? No. Attenzione, altri nemici. Attenzione, si avvisano i gentili spettatori che in questo momento Jim sta bestemmiando in arabo, giapponese, cinese, coreano, francese, indiano, inglese, polacco,
Russo, e chi ne ha più ne metta, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Jim ringrazia tutti quanti per aver guardato questo video. Intanto lui si andrà a suicidare perché dovrà ripetere l'intera missione per colpa del server che è andato a fanculo. Mi ha detto di ricordarvi di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto, condividerlo se volete e un commentino lasciatelo qua sotto. Grazie e al prossimo video. Ciao!